Buongiorno e bentrovati nella nostra cucina. Mamma, ma oggi fa caldissimo, possiamo mangiare solo ghiaccioli? Solo ghiaccioli no, però se ti va potremmo fare un poké tutto colorato con del pesce e delle verdurine. Ok, ci sto. Io adesso vado a fare una bella spesa tutta colorata e preparerò un bel poké. Io penso di rinfrescare la situazione. Oddio, cosa hai in mente? Stai tranquilla, tutto sotto controllo. Proprio perché hai tutto sotto controllo io non sono tranquilla. Facciamo che io penso al mio poké. E io vado a rinfrescare la situazione. Eccomi qua, la spesa l'abbiamo fatta. Ma cosa ci mettiamo in questi poké? Beh, adesso lo scopri, guarda la spesa che ho fatto. Le verdure ci sono. Una zucchina. Due zucchine. Tre zucchine. Tre zucchine. Una carota. Due carote. Tre carote. Ma questo è un porro? Esatto, questo è un porro. Te l'ho detto che ho esagerato con le verdurine? Sì. Erano tutte belle fresche, le portano fresche tutti i giorni, allora non ho resistito. I gamberi. Esatto, come pesce ho scelto i gamberi perché so che ti piacciono. L'avocado. Lo zenzero. Farò una salsina con lo zenzero grattugiato che sarà buonissima. Il mango. Un bel mango. Il miele. Il miele sempre per la salsina. Il riso. Il riso, ma questo è un riso speciale, è un riso nero. Il pacco di farina. Esatto. E l'olio di semi di girasole. Esatto, l'olio di semi per fare un dettaglio croccante al nostro poké. Io quindi direi che ho tutto e posso iniziare a cucinare. Ecco pronti tutti gli ingredienti per il nostro poké. Abbiamo avocado, mango, zenzero, carota, porro, zucchine, delle code di gambero bollite, del riso venere, del miele, della farina, dell'olio di semi di girasole. Poi ho aggiunto dei pisellini e della salsa di soia che avevo in casa. Wow, il mango, non vedo l'ora di mangiarlo. Lo so che ti piace il mango. Adesso però devo andare a fare la mia missione. Quale missione? Quella rinfrescante. Ma per favore niente scherzi, ti prego. Sì, sì, certo, mi conosci. Mi fido, Facciamo che io ti chiamo quando è ora di decorare, che so che è un momento che ti piace tantissimo. Okay, lo facciamo però insieme. Però adesso devo andare. Va bene. Ciao. Per prima cosa preparo tutte le verdure in modo tale da averle pronte una volta che il poké dovrà solo essere assemblato. Con le zucchine possiamo ricavare una julienne. Poi passo alla carota, dalla quale ricaverò delle roselline. Adesso puliamo l'avocado. Mi accorgo di avere scelto un avocado perfetto perché si sbuccia alla perfezione e sotto nasconde un colore verde brillante. La consistenza deve essere quella simile a quella del burro. Dal mango invece ho deciso che ricaverò dei cubettini. Da questo porro ricaverò delle chips croccanti da mettere sopra come decorazione, ma come ricordo sempre, per me l'elemento croccante è fondamentale in ogni piatto e in questo caso verrà dato dal porro. L'acqua bolle e quindi buttiamo giù il riso venere. Ora possiamo fare la salsa che servirà a condire il nostro poké. Una salsa semplicissima ma super profumata. Mettiamo un po' di zenzero, salsa di soia e un cucchiaino di miele. Emulsioniamo il tutto. E ora friggiamo il porro. Infariniamo leggermente. Per cucinare il porro occorreranno pochi secondi, al massimo un minuto. Ciao.
Ciao mamma, cosa stai facendo? Sto ultimando tutto per il poké. Tu sei pronta per aiutarmi? Sì, ma soprattutto, certo. Hai fatto la brava in mia assenza? Sì, sì. Ti va di darmi una mano? Sì. Sì, mi va. Okay. Questa è la mia missione rinfrescante! Ah! Guarda che mi vendicherò di te! È arrivato quello che io e Emma chiamiamo il momento bello, per cui possiamo usare un po' la fantasia per assemblare il nostro poké. E quindi abbiamo scelto questo bel piattino e adesso lo prepariamo. Mettiamo alla base il riso venere scolato, partiamo dai gamberi che sono la parte principale. Guardate come sta già diventando tutto bello colorato. Mettiamo un po' di pisellini. Mettiamo un po' di giallo e di nuovo un po' di verde. Ora taglio l'avocado a fettine sottili. L'avocado era alla maturazione perfetta, quindi al posto dei cubetti ho preferito fare delle fettine ricavando così questo bel ventaglio. Ora ci stanno bene un altro po' di cubetti di mango. Mi sono dimenticata di chiamare Emma, che è il suo momento preferito. Aspetta che tolgo qualcosa. Emma! Guarda mamma, ti ho vista! Ti ho aspettata, ti giusto? Ti ho vista che stavi mettendo il mango, mamma. No dai, ho lasciato i pezzi finali più carini, in modo tale che sarai tu a finire il nostro poké. Fai un bel giro intorno. Guarda, sei perdonata dallo scherzo che mi hai fatto, perché l'hai fatta veramente bellina. E anche se non avevo bisogno di rinfrescarmi, perché ci ha già pensato Emma con la sua missione, adesso ho anche il piatto rinfrescante. Quanto è bellino! È bellissimo, ce lo pappiamo subito. D'accordo. La mia mamma cucina così. Lidl, anch'io. Lidl, anche noi.